Inizio il make up andando a stendere il mio fondotinta Made to Last della Pupa. Ultimamente sto utilizzando, come vi ho detto nella live, la BB Cream, sempre della Pupa, ma quando ho girato il video, in quel momento, utilizzavo il Made to Last e devo dire che non mi dispiace. Successivamente vado a coprire le mie occhiaie col correttore della NARS, che come vedete dal video è abbastanza aranciato, ma una volta sfumato devo dire che questo colore non va a disturbare più di tanto la mia base. Una volta sfumato vado ad applicare un secondo correttore ed è questo della Vichy Dermabend, che applico su tutte le imperfezioni del mio viso e solo nell'incavo dell'occhio dove ho applicato precedentemente quello NARS. Utilizzo tanti correttori perché è proprio una mia fissazione, diciamo quella di avere il contorno occhi perfetto. Una volta sfumato il correttore vado a riapplicare un pochino, ma davvero pochino, di fondotinta nelle zone in cui ho applicato il correttore, in modo tale da poter mascherare il colore diverso dalla mia base. Una volta fatto questo vado a fissare il tutto con una cipria in polvere libera, tamponandola sempre con la Beauty Blender. Devo dire che ultimamente mi sta piacendo tantissimo applicare tutti i prodotti con questa spugnetta. Devo dire che li sfuma davvero molto bene e tolgo gli eccessi di prodotto con un classico pennello da cipria. Vado dopo a illuminare la mia zona contorno occhi con il Pro Longwear di MAC e lo sfumo sempre con la Beauty Blender. Come potete vedere sfuma il prodotto in una maniera davvero eccezionale. Tra l'altro, se ci avete fatto caso, non ho messo il fondotinta sulla palpebra per evitare l'accumularsi del prodotto. Fisso poi il Pro Longwear con Zeus di Mulac e elimino il prodotto in eccesso. Vado poi col kit della Deborah Milano a dare forma alle mie ciglia e sempre con la matita numero 04 delle labbra che avete visto precedentemente nel mio tutorial vado a colorarle e a definirle. Vado a dare una base al mio make up con il Paint Pot Soft Ochre e lo sfumo con le dita. Per dare una base vado a realizzare un mix di questi due colori della palette Naked Basics e lo applico su tutta la palpebra, sia mobile che fissa, e lo applico anche sotto nella rima ciliare inferiore. Dopodiché faccio un altro mix con un pennello da sfumatura largo di questi due ombretti, sempre della palette Naked Basic, e vado a intensificare leggermente la mia piega. Con un pennello penna e sempre con lo stesso mix di ombretti vado a intensificare la rima ciliare inferiore. E ora vado ad applicare nella rima interna la matita nera Bombay di Nabla. Vado poi a definire il mio occhio con una linea di eyeliner, utilizzo il nuovo eyeliner della nuova collezione della Pupa Milano. E una volta realizzata la linea di eyeliner, ecco la mia combo preferita del momento, quindi applico prima un velo di Film Noir di Nabla e successivamente applico al di sopra il mascara Pupa Vamp, che applico anche nelle ciglia inferiori. Il risultato ottenuto devo dire che mi piace davvero un sacco, apre le ciglia, gli dà questo aspetto davvero molto molto intenso. Dopo vado a utilizzare il blush della Deborah Milano e successivamente lo sfumo per bene. Vado poi a illuminare il mio viso con l'illuminante della Pupa. Adesso sto utilizzando quelli Mulac, ma quando ho girato il video non li avevo, quindi utilizzavo questo della Pupa Milano. Per concludere il look vado ad applicare il mio rossetto Eye Color della Wycon. Come potete vedere è un colore davvero molto naturale e super luminoso. E niente, questo è il look finito, io spero vi piaccia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo mercoledì con la review. Ciao!